Nome: Antonio. Cognome: Epifania. Ragione sociale: presidente. Nome: Rocco. Cognome: Cetera. Ragione sociale: allenatore. Cosa pensi del mister? Una persona in gamba, ma ha bisogno di fare molta esperienza. Cosa pensi del presidente? Può fare di più. Il giocatore che ti ha impressionato di più? Molinari. Chi è il giocatore che ti ha impressionato di più? Antonio Lupo. Castaldi. Il giocatore che ti ha deluso di più? Non ce n'è uno in particolare, però voglio nominare Vito, forse perché anche se lo sprono un po', perché in allenamento è quasi uno dei migliori, però in partita delude poco. La vittoria più bella? Col Campomaggiore li abbiamo spezzati. La partita più bella? La partita più bella è quella col Campomaggiore. Siamo entrati determinati, ho visto un gioco di squadra bellissimo. La partita più brutta? La partita più brutta è stata con il Brienza. La partita più brutta? Non c'è niente da dire, quella di ieri sera contro l'Avis Bulgente. Non siamo proprio entrati in campo. Come pensi di aver gestito il tuo ruolo? Io spero di aver svolto al meglio il mio ruolo, l'impegno l'ho messo, poi i risultati lo diranno. Come pensi di aver gestito il tuo ruolo? I primi tempi bene, poi i secondi tempi mi sono fatto sfuggire un po' la mano dietro il portiere. L'obiettivo stagionale? L'obiettivo stagionale, vediamo, la promozione, prima categoria. Obiettivo stagionale? Io vorrei puntare al secondo posto, però anche perché i giocatori sono forti, non sono giocatori da buttare o giocatori vecchi, sono giocatori forti ed emergenti, se non il secondo, tra i primi cinque. La tua posizione è in bilico? Tutti siamo necessari, nessuno è indispensabile. La tua posizione è in bilico? È in bilico dalla prima giornata, anche perché sono emergente, quindi non so come... Spetta agli altri valutare il mio lavoro. Fai dei ringraziamenti. Quel bastardo di Pontino. Fai dei ringraziamenti. Vorrei ringraziare tutta la società che mi ha dato questa possibilità, anzi questo sogno di allenare una squadra è una società fantastica.